Amici di Onda Libera TV, siamo nella Gola del Furlo, nella casa degli artisti. Siamo con Andrina De Tomassi, direttore artistico della Land Art e anche della Casa degli Artisti, Anche. insomma, ideatrice di questa mostra che ormai è la quarta edizione. Allora, come si è evoluta questo tipo di mostra, perché è un tipo di mostra abbastanza originale, diciamo. Sì, noi abbiamo cominciato nel 2010, abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama appunto la Casa degli Artisti e poi dopo abbiamo subito pensato alla Land Art perché il paesaggio ce lo suggeriva. La Gola del Furlo è talmente bella e suggestiva che già da sola, e poi la diga, già da sola è una Land Art. Quindi abbiamo cominciato nel 2010, sono arrivati 20 artisti. E quest'anno, dopo qualche anno, quarta edizione, 70 artisti. Quindi è stato un bellissimo successo e devo anche dire che a Onda Libera che questa è l'ultima mia direzione artistica perché dall'anno prossimo ci sarà Alice De Vecchi, che è una insegnante, una docente di storia dell'arte contemporanea. E sono molto felice di dare il testimone a questa ragazza appassionata, studiosa e che farà crescere sicuramente la Land Art molto di più, insomma, quindi sono contenta. Bisogna anche un buon successo di pubblico, Sì, anche il pubblico sempre crescente, insomma, infatti quest'anno. in realtà qui si dovrebbe venire a fare la passeggiata d'arte solo il sabato e la domenica. In realtà tutto il giorno noi abitiamo qui a Sant'Anna del Furlo, nel comune di Fossombrone, e in realtà tutti i giorni c'è un viavai di persone che vedono le opere, di questo sono molto contenta. E poi gli incontri, perché noi ogni sabato abbiamo un incontro, il prossimo sabato, il 7 settembre, lo sottolineo in maniera particolare perché è una persona meravigliosa, è una sociologa rurale, si chiama Graziella Picchi e ci parlerà dell'albero dal seme antico, ovvero la frutta antica. Poi dopo il 14 settembre ci sarà la sofferenza delle piante e il 21 settembre ci sarà Nino Finauri che ci parlerà diciamo dell'albero dai graffiti fino a Beuys. E quindi insomma, sono sempre incontri molto insomma, Molto interessanti, interessante, seguiti sì. tutti i sabati. E il 19 settembre ci teniamo moltissimo, c'è cioè il concerto dei Cialtron Trio che faranno una carrellata swing dell'Italia canterina dal primo Novecento fino al 1950. Bene, allora, complimenti per la gestione, diciamo, di Grazie. questi anni, Grazie. in bocca al lupo anche per il Che si proseguimento e che addormenti. si addormenti, esatto. Amici di Onda Grazie, Libera, un grazie tante. saluto.